Amiche ed amici di Rete 8 Sport, buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani. Ancora una gara in diretta che la nostra emittente vi regala in chiaro, tutto gratis sul canale 10 del digitale terrestre. Il match è quello tra L'Aquila e Notaresco. Nel frattempo, grazie alle immagini del nostro Nico Centurame, le bellissime immagini della curva rossoblu aquilana che invita i propri beniamini a continuare il percorso, a crederci sempre. Banegas, tre quarti offensiva, Banegas salta due uomini, può calciare col sinistro, decide nello slalom, Banegas, la chicca del Pocho, Banegas, mamma mia che gol che ha fatto il 10 dell'Aquila, ragazzi, una giocata straordinaria, sembrava aver perso il controllo della sfera il numero 10 che sale a 17. Siamo in pieno mese di maggio, ma sembrava uno sciatore in uno slalom perfetto. Si va a destra a favore di Marrancone, che alza la testa, perde per un attimo l'equilibrio, di fronte a sé c'è Brunetti, il tiro e la paratona di Michelin. E corner che i rossoblu possono battere, il colpo di testa di Pisciotta sul primo palo, poi una sventagliata che agevola la conclusione di Ferri. Preda di Daloia che alza la testa, vede libero Scipioni che è a qualche metro, preferisce andare da Forcini, out di sinistra, Forcini col destro, si accartoccia Matteo Michelin, evidentemente ha qualcosa di più, c'è qualcosa di più importante nel serbatoio del Notaresco, che ora può sfruttare questo calcio piazzato stavolta col mancino di Carnevali, solo forte però la conclusione del numero 11 è Petrov, che dopo la battuta del classe 2002 manda i 22, anzi i 25, perché vanno a riposarsi anche quelli della terna al riposo. La verticalizzazione improvvisa, ottimo lo scambio a favore di Forcini, Forcini col destro e la paratona di Michelin. Tringali, la sventagliata dell'otto a favore di Scipioni, che mette giù un pallone difficilissimo al cospetto di Pisciotta, il palo del Notaresco che meriterebbe a questo punto anche il pareggio dopo l'ennesima conclusione in porta. Scipioni salta un avversario, ne salta due, ancora Scipioni, Scipioni lo scambio con Belloni, ancora il numero 15 Costantini che trova pronto alla risposta Michelin. Non se l'è sentita Bellardinelli di scendere in campo, ma torniamo in diretta perché il Notaresco ci prova ancora con Belloni. Belloni, esterno della rete per il numero 9 dopo l'ottimo servizio di Scipioni. Il pallone sul rilancio di Michelin, gestito ottimamente da Mandrelli, che guadagna qualche metro sull'out di destra prima di scaricare per Costa Ferreira. Banegas, eccolo Modesti, ancora Banegas, lo scambio per Angiulli che scarica il mancino e si prende l'applauso Tomas Calore sul fendente perfetto da parte di Federico Angiulli. Sul calcio di punizione c'è il piede del Pocho Banegas che ha sbloccato e che per ora sta decidendo il match. 4 minuti di recupero, parte Banegas, quasi barba all'incrocio. Persiani che sulla tre quarti si combatte e si guadagna un bel pallone. Angiulli carica il mancino, colpito troppo con l'esterno. Attenzione, guarda il cronometro il direttore di gara, è finita. L'Aquila batte Notaresco 1-0. Baci e abbracci tra i 22 in campo. Notaresco da applausi, sì, sì. Però con l'ennesima sofferenza e col solito Banega si è portato a casa 3 punti e complimenti, perché malgrado il rischio cartellino hai messo dentro quelli più forti, punto interrogativo. Nel senso? La diffida, mister, perché c'erano diversi giocatori in diffida, tra cui Banegas. Sì. No, no, ma difatti in settimana mi frullava per la testa comunque di tenere fuori dei giocatori che poi magari sarebbero importanti
per la partita dei playoff, però avevamo anche altra gente fuori, insomma altro po' di giocatori. Quindi volevo finire comunque questo campionato, o volevo comunque dare la sensazione alla squadra che questo campionato non doveva finire con una partita scialba, come comunque ne abbiamo fatte anche tante, tra virgolette, scialbe, poi in fondo abbiamo dato il massimo, però comunque non abbiamo ultimamente dato, insomma, dai, saggi della nostra classe, no? E quindi io ci tenevo a finire questo campionato al meglio possibile, poi magari se avessero giocato agli altri sarebbe stato forse meglio, non lo so, però non ho corso il rischio di prendere, cioè, che magari i giocatori come Alessandretti, Mantini o Banegas finissero sul cartellino giallo. Mister, domenica non ci siamo incrociati e allora ti chiedo, avete fatto il massimo sforzo possibile o si poteva fare qualcosa di più? Io penso che si possa fare sempre qualcosa di più, però in questo caso io penso che questa squadra abbia dato tutto per come è costruita, per come anche è allenata, no? Perché magari capita a volte che ti capita pure un allenatore meglio, però in generale... Però è stato confermato l'allenatore meglio, ti do questa notizia, ma evidentemente già la conosci. No, cioè, a parte, ci vuole la firma di entrambi, però da parte della società... Io te l'ho già detto una volta, sennò poi ci rimettono sui giornali... quindi vedi tu, non c'è niente e non ne voglio neanche parlare. Volevo solo dire che ci tenevamo a finire bene perché così ci meritavamo comunque. Poi i playoff tu non sai mai come vanno, magari ci può stare che pigli 4 gol in casa dalla squadra che magari è arrivata quinta e che magari ha fatto 10 punti meno di te, quindi io siccome l'ho fatto i playoff e li ho anche persi. Ti chiedo se è una regola che condividi questa del non distacco per i playoff. Oddio, adesso se dicessi che secondo me è una distanza giusta, cioè, bisognerebbe considerarla per... Sì, perché bisogna cercare di farli, perché comunque portano interesse, portano qualche quattrino in più. Però i valori sono quelli. Sì, però ecco, se nella parte inferiore per i play-out li fanno, non capisco perché li annullano là sopra, ma ripeto, non c'entra nulla, perché non c'entra veramente nulla. È un pensiero mio che comunque ci deve stare la possibilità che delle squadre, però quando ci sono il campionato è lottato, ci sono delle distanze giuste, però se ci sta, non so, 10, 15 punti, 20 punti, forse il valore insomma si è forse palesato, ecco. Ridurlo a una partita, cioè, non lo so, però. Complimenti davvero di vero cuore, non avevamo bisogno di questa partita per evidenziare la bontà calcistica di un Notaresco. Io, mister, lo ripeto anche a te, partito con difficoltà all'inizio, ma poi nel momento in cui siete saliti sul binario giusto avete fatto un percorso eccezionale. Sì, abbiamo fatto un ottimo campionato, peccato che è arrivato a un certo punto un pensierino ai playoff, l'avevamo fatto, abbiamo sbagliato qualche partita, ma questi ragazzi hanno dato sempre filo da torcere a tutti, dimostrando grande attaccamento al lavoro, grande senso di appartenenza, credere in quello che facevamo, e quindi anche oggi abbiamo fatto una buona gara, spero che la gente si sia divertita, e complimenti vanno fatti i ragazzi che hanno sempre creduto anche nei momenti un po' più difficili. Un ringraziamento particolare anche al presidente che mi ha dato il là a questa carriera, senza il suo impegno, senza il suo voler che io facessi l'allenatore, io non stavo qui in questo momento, quindi se ho iniziato a fare questo mestiere al presidente, al direttore Masciangelo che mi ha avuto l'intuito, quindi sono contento che abbiamo fatto un'ottima impressione, abbiamo raggiunto la salvezza in maniera tranquilla già da tempo, resta un buon lavoro, adesso aspettiamo la società e vediamo cosa vuole fare. Tra il primo e il secondo tempo ho interpellato Luigi Di Battista, mi ha fatto un po' un cappello su quello che è stato il primo tempo, ovviamente anche una visione verso il futuro, perché il tuo nome, mister, gira all'interno degli uffici di tante società anche importanti. Allora ti chiedo, perché lui ha detto se arriva la proposta importante è giusto lasciare libero Bruno, io ti chiedo se questa risposta o tra virgolette se questa richiesta
importante è arrivata già sul tuo telefono? Ma no, non è arrivata nessuna richiesta, anche perché io ero concentrato solo esclusivamente al notaresco e tutti i ragionamenti si faranno dopo a bocce ferme a campionato finito. Sono contento che il nome circoli in maniera positiva, evidentemente la gente ha visto la bontà del lavoro e questo, ripeto, è solo merito dei ragazzi che hanno creduto fortemente in questa cosa. Oggi è stata una buona gara, testimonianza di che comunque credevano sempre nelle giocate e nell'approccio. Devo tanto a questi ragazzi perché mi hanno permesso di mettere in pratica quello che io avevo nella testa. Per correttezza, mister, senza fare troppi nomi, tra virgolette, diciamo così, quanti giocatori allenati quest'anno e fatti crescere durante questa stagione meriterebbero un salto di qualità? Tralasciamo il mister, insomma. No, i ragazzi che hanno fatto una crescita esponenziale sono tantissimi, da Marrancone, Saccomanno in 2006, Marrancone 2005, ma sono tutti giocatori che sono cresciuti tantissimo e che comunque possono fare il salto di categoria con le giuste, diciamo, cautele, perché non è semplice poi dopo andare nel calcio dei professionisti. Ma non solo, Scipioni, anche Pulzoni, lo stesso che poi giovane non è, ha fatto una crescita esponenziale, ma tutti, devo dire, hanno fatto una crescita veramente importante e meritano palcoscenici importanti. Prossimo anno, se dovesse essere riconfermata la panchina Bruno Annotaresco, l'asticella è da alzare oppure sarà come sempre un campionato, non dico di sofferenza, ma insomma di attenzione e massima cura nel non perdere la categoria? No, ma certamente dopo aver fatto un campionato del genere resto io, comunque resterà gran parte della squadra e quindi automaticamente l'asticella va alzata. Ma questo adesso è prematuro, adesso godiamoci questa salvezza meritata in maniera importante, poi dopo vediamo cosa vuole fare il presidente. Se resto io deve restare anche gran parte della squadra perché comunque si sono espressi in maniera importante. L'ho detto, l'abbiamo detto spesso e volentieri, c'era bisogno di chiudere in bellezza. Devo dire che con un avversario del genere avete chiuso in bellezza. Sì, faccio i complimenti al notaresco perché ha fatto una bella gara, ci ha messo in difficoltà, però abbiamo vinto lo stesso e questo è un segnale positivo perché fino alla fine dobbiamo onorare il campionato che abbiamo fatto e rinnovo i complimenti ai ragazzi del notaresco. Si pensa già al futuro, futuro che sarà la settimana prossima, però ovviamente Barberio bisognerà un attimino allungare lo sguardo verso la stagione prossima. È prematuro dire che Cappellacci sarà il prossimo allenatore dell'Aquila 1927? È prematuro perché ancora non finiamo la stagione, però insomma il mister ha fatto bene, insomma io mi sento di dire che sarà l'allenatore dell'Aquila del prossimo anno, però la stagione finiamola, poi ci sederemo a tavolino e ne parliamo con tutti gli altri membri della società e quindi non è il caso di parlarne oggi. Faccio i complimenti perché il mister ha ricompattato tutto l'ambiente, ha rifatto un lavoro straordinario e secondo me una bella dose di fiducia ce l'ha data Roberto. Barberio, ovviamente il campionato di quest'anno ha dato delle indicazioni importanti, vi ha fatto rendere conto che senza alcuni piccoli errori, perché secondo me sono stati commessi, l'Aquila poteva farcela, quindi quale approccio avrete mentalmente soprattutto nei riguardi del prossimo campionato? Guarda, l'ho detto pure a un collega tuo, abbiamo perso purtroppo qualche piccola, quei punti che alla fine potevano essere utili alla vittoria, perché se vai a vedere lo score delle prime abbiamo vinto con tutte, col campo basso abbiamo battuto ad andare in ritorno, quindi insomma quei punti che mancano qualche piccola dove abbiamo steccato e tutto fa esperienza per l'anno prossimo, campionato durissimo quest'anno perché comunque è stata una lotta veramente che gli altri anni in questo girone diciamo non è mai stato così dura. E quindi vabbè, per l'anno prossimo sono esperienze che ci porteremo e che faranno bagaglio. Complimenti, e davvero in cronaca diretta ho detto non è solo merito di mister Bruno, ma qualcuno all'inizio ha portato gli ingredienti giusti per comporre un piatto così buono come quello del notaresco, ovviamente a livello calcistico. No, ma il merito è di tutti, da parte del presidente che non ci ha fatto mancare niente, da tutte le persone che ruotano intorno. Penso che abbiamo fatto un campionato importante, soprattutto considerando che questa è la squadra più giovane del torneo, dietro di noi c'è solo il Sora,
esprimendo un certo tipo di calcio, l'avete visto penso anche oggi, e questo dalla prima giornata a oggi, quindi è un grande lavoro da parte dell'allenatore e di tutto lo staff che ha supportato, e quindi sono contento perché eravamo quello che io e Alessandro ci eravamo messi in testa, quello di cercare con le idee, con il lavoro, di fare una squadra giovane e di valorizzare soprattutto dei ragazzi e riportare il nome di Notaresco a un certo livello, quindi siamo felici di questa stagione. Sulle scrivanie di tante società, anche importanti, su determinati foglietti c'è scritto Alessandro Bruno, cerchiato con l'evidenziatore rosso, e allora ti chiedo se la stessa tua idea è quella del presidente, che lascerà eventualmente libero il mister, oppure se ha sposato in toto questo progetto e se l'hai sposato anche tu. Ma vediamo, per il futuro vediamo, innanzitutto va ringraziato il presidente perché ha avuto tanto coraggio l'anno scorso, non ci dimentichiamo della salvezza fatta, ha avuto grande coraggio quando gli proposi il nome di Alessandro, e quindi il merito è tutto suo perché ci ha creduto e non era semplice. E oggi c'è un certo tipo di lavoro, sicuramente noi volevamo metterci in mostra tutti quanti, quindi dai giocatori all'allenatore al sottoscritto, penso che ci siamo riusciti. Per il futuro adesso ci riposiamo, poi parleremo, sicuramente la priorità al Notaresco, al presidente Luigi Di Battista va dato perché non ci ha fatto mancare niente e ci ha sempre sostenuto, ci ha sempre dato forza, e soprattutto al sottoscritto mi ha permesso di lavorare in maniera libera, e questo nel mondo di oggi non è semplice. A proposito, prima di lasciarti andare, Andrea, l'anno scorso la salvezza raggiunta nello spareggio col Roma City, quest'anno il Roma City raggiunge la posizione, quella della quinta appunto, per disputare il playoff, e Notaresco esprime uno dei giochi più belli, un calcio diverso rispetto al passato. Che segnale è questo? È il segnale di un campionato difficilissimo, perché se pensiamo che sono retrocesse Matese, Fano e Vasto Girardi, che l'anno scorso il Fano vinse i playoff, il Matese arrivò sesta, e già da anni comunque era in quella posizione, il Vasto Girardi fece un buon campionato con la rivelazione dell'allenatore Coletti, esprimendo un buon gioco con giocatori interessanti. Questo fa capire di quanto si è alzato il livello, e questo sinceramente a noi addetti ai lavori all'inizio ha un po' spiazzato, perché non pensavamo che fosse così. Bravi a chi nel corso del campionato ha subito modificato, e i complimenti vanno al mio allenatore, al mio staff e alla mia squadra, quando alla terza giornata dopo sola avevamo solo un punto e 11 gol subiti, e hanno avuto la forza di non modificare il loro pensiero, ma di insistere, lavorare, e vince Motivoli ad Avezzano, e da lì è partita questa annata meravigliosa che ce la siamo giocati ovunque. Poi è chiaro, il calcio puoi vincere o puoi perdere, però sono orgoglioso di quello che hanno fatto. È stato ovviamente un bel gol, ma soprattutto importante per questa vittoria, che per noi era molto importante, al di là che non serviva a nulla a livello di classifica, ma noi volevamo concentrarci sulla vittoria per affrontare al meglio questi playoff che arrivano la settimana prossima. Però in graduatoria nazionale delle squadre di Serie D avete insomma conquistato ulteriori posizioni, perché bisogna mettere fieno in cascina, non succede, ma insomma un eventuale ripescaggio, e lì bisogna avere le carte in regola per chiedere, tra virgolette, una sorta di promozione. Sì, assolutamente, come dici te. Infatti quello che ci ha chiesto il mister, che sappiamo che la società ci tiene tanto a comunque a fare bene fino all'ultimo, quindi penso che noi l'abbiamo messa tutta oggi, anche rischiando qualcosina, che all'inizio abbiamo parlato prima della partita, c'avevamo qualche giocatore in difida, però comunque il mister ci ha detto che dovevamo giocarcela fino alla fine, rischiando qualcosina, che magari se veniamo ammoniti saltavamo una parte importante che sarà la semifinale contro il Roma City domenica prossima, però questo ti fa capire che comunque ci tenevamo a vincere questa partita. Ascolta Pocio, ovviamente dopo la promozione sfumata col pari di Termoli, un po' ci pensavi la classifica capocannonieri, anche se lì su di Renzo insomma viaggiava bello spedito. Si è arrivato a 17, un numero che per molti è sfortunato, ma io direi che va a certificare una tua forza impressionante. Sì, no, vabbè, no, sinceramente non ci tenevo la classifica, ovviamente fa piacere, con Notaresco appunto l'ho vinta 3 anni fa, è un piccolo piacere personale, però è ovviamente molto, molto più importante l'obiettivo comune, soprattutto in questa categoria, no, che ne sale solo una, quindi era molto più importante arrivare primi nell'altra classifica, però ovviamente fa piacere perché comunque ho cercato di dare continuità durante tutto l'anno, e vabbè, sono contento per il gol di oggi, che ha fatto una cifra comunque di 17 gol, che non è poco per un esterno d'attacco.
Fisicamente come state in vista di questa griglia particolarissima? Vabbè, adesso iniziano i primi caldi, comunque stiamo lavorando noi dal 19 luglio, quindi ovviamente le gambe si fanno un po' sentire, però ovviamente penso che stiamo bene fisicamente, ma soprattutto mentalmente per affrontare queste due gare, speriamo che vengano adesso le prossime domeniche.